video. Per raccontarvi un po' la storia. E iniziamo dall'incrocio delle due famiglie. Vedete questa foto è presa qui dove siete voi. Questa è la porta della farmacia, l'antica farmacia, perché uno il fratello di mio nonno era farmacista, quindi questa è la farmacia. Ancora adesso diciamo andiamo in farmacia, ma è quel locale lì. Quindi questa foto è presa da laggiù e voi vedete il primo piano dei falegnami, che sono importanti, quindi il lato di mio padre, che abitavano lì, e qua dietro, davanti alla porta, ci sono i D'Alessandro. Il farmacista è uno, in realtà chi ha fatto poi questa parte nuova qua è Francesco D'Alessandro, che è mio bisnonno, eccetera. Per cui questo qui, questo bambino, questa foto è circa del 1895, è mio nonno paterno, ok? Che di là. Questo col cerchietto celeste è mio nonno materno, ok? Quindi già allora più o meno l'incrocio delle famiglie c'era. Questa foto è del 1915, quando c'è stato il terremoto ad Avezzano e è stata data ai militari la licenza per venire. Questo è mio nonno materno e questo è mio nonno paterno. Quindi, sono cresciuti. E quindi questo è un po' l'incrocio delle famiglie. Poi abbiamo tre nonni su quattro abruzzesi. Questa è la nonna di Forlì, perché il nonno ufficiale è andato a Forlì e ha sposato questa ragazza di Forlì, e quindi mia mamma, io ho la parte romagnola. Sia che ci venga io, sia che lo usi come per ricettività, per l'embrezza, eccetera, cioè non posso avere una cosa che ci vogliono 4 giorni per riscaldarla. Stanno bene.